Alcune informazioni e alcune decisioni tecniche da condividere. Allora, prima di tutto, si diceva ieri con Paolo Cacciari che sarebbe utile che già stamattina, prima del suo intervento, si riuscisse a fare, proprio per indirizzare anche poi le riflessioni che faremo con Paolo verso le esigenze nostre che sono emerse ieri, di aprire questa mattinata con un quarto d'ora in tutto di sintesi di ciò che è emerso ieri nei workshop. Quindi la richiesta è che le sei persone che hanno fatto i report ieri facciano proprio 2 minuti a testa di sintesi prima poi di dare parole a Paolo. Poi si pensava, finita questa sintesi, di lasciare spazio a 4-5 domande in modo tale appunto di arricchire ulteriormente i contenuti su cui Paolo poi fa la propria riflessione. Poi abbiamo i workshop, che vediamo come ieri, alcune persone si sono già iscritte, le altre vediamo un attimo anche di equilibrare le presenze nei 3-4 workshop. Per il pomeriggio invece i laboratori previsti, che vi ricordo hanno l'obiettivo principale di tentare di passare dalle chiacchiere che abbiamo fatto ieri, che faremo stamattina, a tentare di pensare a qualche progetto pratico sulla pratica dei beni comuni per il nostro territorio, ne erano previsti 5, di cui l'ultimo c'era un'ipotesi di un gioco di ruolo. La proposta che volevamo condividere con voi è questa: di tenere il gioco di ruolo per un'altra occasione, nel senso che ci pareva che gli altri 4 ci permettessero più facilmente di arrivare a delle azioni concrete, e siccome appunto con 4 credo che riusciamo a distribuirci in un numero adeguato per appunto tentare di concretizzare, la proposta è questa. Non so cosa ne pensate. Quindi vi chiederei di nell'arco dell'oretta qua che staremo qua tutti insieme, di pensare a che laboratori volete partecipare. Nel frattempo Marco preparerà 4 fogli per iscriversi in modo tale che sappiamo già da stamattina la distribuzione, e anche lì eventualmente tentiamo di fare dei riequilibri. E ultimo aspetto tecnico-logistico, avevamo preparato, dovreste averlo tutti nelle borsette, eventualmente poi ne faremo delle altre copie, un questionario che ci permetterà di capire cosa è funzionato, cosa non ha funzionato di questi 3 giorni, finalizzato ovviamente a capire quanto siete stati soddisfatti, soprattutto di capire se e come, eventualmente con che formule, anche logistica, ripetere in un... no, il mese prossimo, ma tra qualche mese, un evento simile a questo. L'idea nostra era che questa scuola dei beni comuni, questa fosse la prima edizione, che poi diventasse un appuntamento almeno annuale, nell'idea nostra. Però appunto questo ha senso se c'è una condivisione di questa idea. Ma non avevi detto che lo facevi in 15 giorni? Beh, mia moglie mi ha detto di no stamattina. Quindi ecco, vi inviterei a compilarlo tutti, poi raccoglieremo i dati, ovviamente li condivideremo con voi appena elaborati. Dove non ci sono i fogli? Scusa, ne rifacciamo delle copie, li facciamo trovare fuori, adesso Marco li recupera e poi quando usciamo da qua ve li diamo. Non c'era. E mi sembra altro di logistico, vero Marco? Io inizierei con Luisa o con Filippo, a cui l'avevo già anticipato la breve sintesi di ieri, e poi a ruota gli altri. Credo che col microfono siamo più efficaci. Più che una sintesi, visto che non ho preparato niente, provo a leggere 2 o 3 punti che mi hanno preso ieri con Alessio Ciacci, assessore di Capannoli. Si è partiti con una serie di domande
redattore e che poi ha cercato di rispondere. E le domande vertevano intorno alla democrazia partecipativa, come la democrazia rappresentativa non può fare a meno della democrazia attuale, insomma, della democrazia, come la democrazia rappresentativa può interfacciarsi con la democrazia e i movimenti reali. E come la minoranza a volte di comitati può pesare all'interno delle amministrazioni. E l'intervento suo è stato di spiegare come nel suo comune ha portato avanti i vari progetti per integrare i comitati e quant'altro all'interno dell'amministrazione. Dalla mobilitazione nasce consapevolezza, maturazione e approfondimento che può tramutarsi appunto in proposta. Gli strumenti di partecipazione sono molti e si possono scegliere in base anche alle caratteristiche di ogni comune. Il comune di Capannori è stato scelto di fare un percorso nominativo, cioè sono state fatte 7-8 mila telefonate per fare una selezione di 80 persone che a campione insomma partecipavano a uno strumento costruttivo che andava a proporre poi dei progetti finalizzati ai vari territori, ai quattro territori che erano suddivisi, in cui era suddiviso il comune. Questa è una forma che può essere applicata in altri luoghi, però non è uno standard, insomma. I vari progetti poi venivano condivisi, proposti e venivano votati in modo democratico con un referendum finale e chi prendeva più voti, insomma, i progetti venivano poi realizzati. È il secondo anno che si prova a fare questo tipo di percorso. Il primo anno l'adesione totale non è stata così lusinghiera, intorno al 2% della popolazione è stata coinvolta, ma negli altri comuni della Toscana che ha una legge apposita, e qui anche c'è una riflessione da fare, che la regione stessa ha messo a disposizione dei fondi per incentivare la democrazia partecipata con una legge apposita, che in Veneto non c'è. E negli altri comuni anche grandi come Massa Carrara l'adesione comincia a avere abbastanza respiro, perché intorno al 10% è la media di partecipazione poi al percorso finale. Mi fermo qua per poi. Allora, io ho partecipato al workshop verso l'indipendenza della democrazia energetica del professor De Santoli. E sono emersi tantissimi spunti, per cui è impossibile riassumerli tutti, e sono stati approfonditi questi temi, PAES, il piano di azione di energia sostenibile, e quali possono essere gli strumenti per costruire le comunità energetiche. Il professor De Santoli ha indicato questa strada, concretamente cosa possono fare le amministrazioni. I sindaci potrebbero attivare delle linee di credito con delle banche etiche cooperative, cioè banche che non finanzializzano i depositi, per abbassare l'aliquota legata al tasso del rischio. Devono promuovere piani industriali e operazioni economiche e finanziarie basate sull'energia. E questo è il primo passo verso la partecipazione effettiva. Poi devono creare sinergia tra cittadino quale consumatore e cittadino quale produttore dell'energia, cittadino o centro di interesse. La strada dell'energia, dice, è rinnovabile, è imboccata ed è una strada senza ritorno, è una strada che bisogna presiedere e mettere in campo tutti gli esperimenti possibili, e non ce n'è uno, ce ne sono tantissimi. E questo è un workshop, andiamo a vedere se trovo l'altro. Però.
altro workshop a cui ho partecipato se lo trovo. C'è qualcun altro che può parlare, che intanto cerco qualche altro relatore di workshop. Era quello sulle società. Sì, era quello sulle società col professor Panozzo, e anche in questo caso quello che è emerso, ne parlo in generale, è che si tratta innanzitutto di un percorso culturale, quindi tutte le forme empiriche, artigianali possibili per mettere in pratica le forme di partecipazione alle società variamente articolate vanno provate, e con un'apertura mentale che ti ingresso tutte le idee possibili per prendere parte a queste società che sono adesso strutture complesse, quindi non sono più le società municipali che c'erano, dove in qualche modo c'era un controllo concreto da parte del cittadino sul bene comune acqua, bene comune gas, bene comune rifiuti, ma sono strutture complesse dove non c'è più questo tipo di controllo. Pertanto bisogna inventarsi, e ha parlato il boss dei comitati per l'acqua, riportando un esempio concreto che il referente, diciamo, che mi pare che sono comitati permanenti di presidio del bene comune acqua, e portando la propria esperienza e facendo un esempio concreto di come presidiare i beni comuni adesso, dove le società di erogazione di servizi sono strutture molto complesse, quindi è necessario inventarsi tutti gli strumenti per presiedere le decisioni che vengono prese sempre più in alto e su strutture sempre più complesse e allargate. Non c'è più quindi un controllo diretto del cittadino sulla società dei servizi, perché proprio è cambiata la struttura. Un'altra cosa che è emersa nel workshop su società dei servizi è quella della necessità di democratizzazione dei saperi tecnici, vale a dire che come in un imbuto tutte le soluzioni finiscono con dei pareri tecnici, e con questo sapere, con questa scienza che è lungi dall'essere un dato oggettivo, ma sono sempre dei pareri e delle conoscenze che devono essere accolte con spirito critico. L'esempio che è stato fatto da parte sempre del board del Comitato per l'Acqua era quello dell'algoritmo che hanno fatto a Milano per stabilire quali sono i criteri di determinazione della tariffa unica dell'acqua, ed è un algoritmo che, se viene preso così perché non ci sono le competenze in campo per metterlo in discussione, si prende e si mette via. Se invece c'è qualcuno che ha delle competenze da mettere a disposizione degli altri, questo algoritmo è opinabile. Quindi questo è un esempio di come i dati tecnici, il sapere, debba trovare un terreno fertile in altre competenze che mettono in discussione dati che poi sono alla base di scelte politiche dove nessuno può metterci il naso, perché appunto non c'è competenza. Quindi competenza, mettersi a disposizione e provare, fare esperienza. Questo è un po'. Bravo! Grazie! Avevamo poi quello sul territorio e paesaggio con Francesco Vallerani. Se mi sentite da qua, perché ho un problema che non ho batteria, cioè devo stare collegata con la presa. Mi sentite bene? Sì. Ecco, grazie, perché purtroppo mezzi arcaici. Siamo partiti da suggestioni di tipo, direi, culturale, perché anche il professore ci ha posto delle domande su che significato ha per noi il paesaggio, il territorio, anche in base alle nostre esperienze, vissuti, stili di vita. E qui sono emerse anche appunto delle testimonianze di percezione dei partecipanti, con richiami molto forti, ad esempio all'idea di essere migranti nel proprio stesso territorio, estraniati per gli interventi che sono stati fatti e per il non riconoscimento del territorio. Ed è emersa forte anche, emerso il richiamo a esperienze che sono state fatte, sia ad esempio teatrali che di altri interventi culturali come Azioni Clementi. Il senso di questi richiami è stato poi quello di sottolineare l'esigenza di riappropriarsi del territorio attraverso la cultura, attraverso azioni, interventi di tipo culturale e poi anche dal punto di vista più pratico di alfabetizzazione anche degli abitanti, di richiamo, ricordo della storia, delle tradizioni, ma anche proprio del vissuto degli abitanti, che a volte si perde perché appunto non c'è attenzione a questo dato. Qualcuno però ha anche rilevato il senso di urgenza pratica, di bisogno di agire
perché qualcuno ha usato l'espressione proprio mentre noi siamo qui a parlare, fuori ci sono delle ruspe in azione per dare conto di questa urgenza. E quindi accanto a queste iniziative culturali sono state richiamate anche gli interventi della Prigionaia, di Azioni Clementi per l'appunto, ci si è posti poi il problema degli strumenti e delle forme di intervento. Innanzitutto la conoscenza, quella che è stata chiamata la consapevolezza preventiva, in modo da non agire poi sui danni fatti quando è troppo tardi. E questa è un'azione che, come ha sottolineato anche il professor Valerani, è lunga, richiede, non ha esiti immediati, chi la compie deve sapere che sta facendo un intervento importante, ma che richiede tempi e lavora un po' in modo sotterraneo. Poi un altro punto è discusso, questo mi pare è inevitabile, credo, è il rapporto fra movimenti e istituzioni locali in relazione al territorio e salvaguardia del paesaggio. Si è fatto riferimento anche a iniziative come il convegno di 2 anni fa su salvare il paesaggio, e la prima osservazione è stata che i comuni sono molto tiepidi, per non dire poi silenziosi, quando si tratta di collaborare ad esempio con Legambiente o altre associazioni che hanno promosso attività anche informative, conoscitive. Il questionario di Legambiente, se non ricordo male il dato, della zona solo Schio ha risposto, e a livello nazionale, mi corregga il rappresentante che c'era se sbaglio, l'1, io ho capito l'1% dei comuni, se non era il 2, insomma. E quindi la necessità di questa consapevolezza diffusa e questa conoscenza, quasi obbligare le amministrazioni ad avere questo tipo di conoscenze. Non basta insomma conoscere il piano territoriale regionale, che molto spesso poi va anche a sanare le situazioni che si sono già determinate, e conoscere proprio come funziona, dai piani territoriali alle competenze della provincia a quegli organi tecnici che sono stati evocati prima. È necessario che si conosca anche la filiera delle decisioni. E poi ci sono come iniziative possibili che guardano al futuro. Qualcuno ha appunto evocato i sodalizi preventivi, cioè questa rete, fare rete tra le associazioni per la conoscenza e l'alfabetizzazione culturale di cui si diceva prima. Qualcuno ha poi richiamato gli osservatori del paesaggio nazionale e regionale che sono previsti dalla legge 2004 e anche dalla Unione Europea, e nella regione Veneto si diceva già se ne sono stati attivati sul, per quanto riguarda il canale del Brenta e forse la zona del Prosecco, che non so se è in itinere o se... E poi utilizzare ad esempio per l'Alto Vicentino anche lo strumento dei patti, no, il piano ambientale territoriale, che però è già c'è fermo per varie ragioni che bisognerebbe forse anche analizzare. Poi il problema, specie i partecipanti che fanno parte di associazioni da Atoz, no, dal Molin, Legambiente, il Comitato sulla Pedemontana, eccetera, hanno anche detto che c'è una criticità che è emersa ad esempio per il Dal Molin, una intera città che a maggioranza era contro, però la decisione poi con qualche modifica è passata, e quindi l'efficacia delle nostre azioni andrebbe valutata anche quella. Qualcuno ha accennato anche alla necessità di essere più dentro ai meccanismi dei finanziamenti europei o della rete UNESCO, perché questo dà una ufficializzazione che poi consente di accedere meglio ai fondi europei. Però insomma, ad esempio un'altra evocazione è stata le fondazioni di partecipazione, sono state attivate a Torino, credo per il Museo Regizio, e che possono valere per il patrimonio culturale, soprattutto ambientale e culturale. Questi sono insomma possibilità, sentieri che bisogna, la cui praticabilità bisogna un attimo valutare e discutere, se i partecipanti si riconoscono, altrimenti poi mi correggete. Avevamo poi l'esperienza del pastificio Iris, chi è che riesce a dire 2 parole sul pastificio Iris? Ecco, scusate, eravamo sempre noi e io avevo lì vado a memoria, perché anche se ho fatto una paginetta
forse molti conoscono, no? E ci siamo collegati via Skype con Maurizio, che è uno dei soci fondatori, credo poi anche responsabile di portale virtuale, che ci ha spiegato veramente con efficacia e chiarezza la loro, intanto ha raccontato la loro esperienza, che è nata addirittura, insomma, in anni lontani, tardi anni 80, da una decina di persone, però insomma a maggioranza femminile. Ci ha proprio sottolineato due volte 5 ragazze e 4 ragazzi della BAS che volevano continuare l'attività agricola in forme nuove. Quello che li univa era proprio l'amore per la terra, il desiderio di continuare a fare il mestiere della zona, ma con criteri diversi. Ci ha raccontato le difficoltà che hanno avuto e mi fermo solo su un aspetto, un paio di aspetti. Beh, uno è il tentare di chiudere la filiera, cioè loro si sono resi conto poi che con l'attività agricola il costo dell'affitto non ce la facevano proprio rispettando i criteri biodinamici. E quindi hanno cercato di acquisire, tipo, intanto in proprio hanno cominciato a far pasta e poi nel 2005 hanno acquisito un pastificio che era fallito, sono riusciti a pagare i debiti, a mantenere 26 posti di lavoro e poi introdurre anche in questa azienda, diciamo, la loro filosofia. Per cui, per esempio, anche se lui ci ha detto solo il 10% degli operai ha aderito a comprare quote, a diventare socio, però anche gli altri hanno accettato, ad esempio, una forma di salario che comprende anche una parte in prodotti, che è ciò che fanno nell'azienda agricola. E dico questo perché lui ci ha detto, credo, 3 o 4 volte, se dovete dare delle indicazioni a chi vuole accostarsi alla terra, ditegli di non comprare nel momento in cui per comprare deve fare mutui e legarsi al sistema bancario, perché poi non ce la fa con i prezzi attuali, con le difficoltà che ha ancora adesso l'agricoltore. Bisogna pensare a affitti oppure cooperative, altre forme, insomma, perche comprare con un mutuo, anche lui ci ha fatto l'esempio, ha detto anche se costa 500.000 euro e ne avete 400.000, vi basta un mutuo da 100.000, non fatelo. Ecco, poi ci ha raccontato ovviamente anche il rapporto che ha l'azienda col territorio, ma questo è significativo, ci ha detto solo adesso, dopo quasi insomma 25 anni abbondanti, noi riusciamo ad avere col territorio una piena accettazione, vengono a chiederci, mentre fino a questo momento l'attenzione è stata più di soggetti stranieri, giapponesi, austriaci, che vanno a studiarli come caso, modello, e meno attenzione da parte, guarda caso, del livello politico nazionale. Più o meno questo, insomma. Scusa, posso aggiungere due concetti che a me sono piaciuti, mi hanno colpito molto. Intanto loro sono riusciti a trasformare veramente questi 40 ettari in questo loro percorso, perché puntando sul biologico, e lui tante volte ha puntato proprio il concetto del biologico legato anche a chilometro zero, per lui comunque prevale sempre il biologico al di sopra del chilometro zero, cioè lui diceva biologico anche se è a 50 km di distanza, perché ha un valore aggiunto. Attraverso il biologico loro hanno trasformato la loro azienda. La loro azienda ha 27 chilometri di siepi, perché le siepi sono fondamentali per la vita degli insetti, per la biodiversità e per proprio costituire questo equilibrio della produzione biologica, cioè insetti buoni con insetti da controllare, e hanno piantato 4.000 specie di piante autoctone che erano state perdute. Un altro concetto importante che lui ha trasmesso, perché è una persona anche molto scientifica, che ha studiato molto nel ruolo della persona che coltiva la terra, lui ha detto che il contadino è un operaio, perché non gli viene concesso di seminare ciò che vuole, non gli viene concesso di fertilizzare come vuole e neppure possiede il mercato, perché è il mercato che decide a quanto deve vendere. Loro hanno proprio cercato di riscattare questo ruolo di operai, perché loro le sementi se le producono, sono riusciti a salvaguardare anche delle specie di sementi, di frumento, adesso non ricordo il nome della zona, che erano state perdute. Loro fertilizzano
biologicamente, quindi si sono tolti dal mercato dei fertilizzanti, perché ha fatto notare che un chilo di fertilizzante chimico ha il prezzo di 30 litri di petrolio. Quindi è proprio tutta una catena legata a un mercato imposto da altri. E soprattutto loro sono riusciti a imporsi e vendere il loro prodotto, perché il loro riscatto è stato non essere solo agricoltori, ma essere produttori e vendere il loro prodotto, perché se no non ce l'avrebbero fatta. Come diceva giustamente Daniela, sì. Lui ha sottolineato di non, che se uno vuole iniziare a coltivare la terra, cioè non ce la può fare un contadino coltivando solo la terra, ma loro si sono proprio riscattati vendendo il loro prodotto. Addirittura l'ultima esperienza che ci ha raccontato, una società, un gruppo di produttori biologici inglese che si chiama Suma, è andata a cercarli e ha richiesto la sua pasta per essere venduta in Inghilterra, e gli hanno fatto una proposta, si sono alleati. Il marchio di questa pasta è Suma Iris. Loro sono fuori dai canali di qualsiasi commercializzazione, quindi hanno ridotto i costi e la loro pasta costa meno della pasta di Cecco, ma loro producono una pasta di alta qualità, perché sono andate a coltivare anche dei terreni in Sicilia per avere il frumento di alta qualità. Insomma, è una persona che è andata contro ogni sistema e sono stati vincenti, perché anche i vicini che li hanno sempre guardati con sospetto adesso si sono uniti a loro ed erano lì che lavoravano anche loro per preparare la festa che, dei gas che ci sarebbe stata oggi, insomma. Ecco un esempio che uno ce la può fare. Grazie. E l'ultimo era quello verso l'efficienza energetica, Francesco Morinelli. Pure è proscritto, ma due parole le dico lo stesso. Diciamo, è stato molto variegato, tentando soprattutto di spostare l'asse di conoscenza, spostando proprio i punti di vista. L'ingegnere Marinelli ha fatto una relazione abbastanza approfondita su quello che è il suo rapporto con le amministrazioni, perché lavora moltissimo con le amministrazioni. Diciamo, proprio nell'ottica di spostare la prospettiva, si è cominciato a ragionare su concetti diversi rispetto all'efficientamento energetico, per esempio, ma piuttosto che parlare di efficientamento energetico, si chiedeva di parlare di passività di quello che era l'edificio, quindi eliminare alcuni concetti strausati e senza senso, perché poi nell'andare ad applicarlo ad alcune amministrazioni c'è un'ipervalutazione di quello che è la verbalità, però poi l'efficienza del sistema stesso, non della focalizzazione sull'energia, ma del sistema che deve mettere in moto questa focalizzazione, non c'è. Mi spiego meglio. Nelle amministrazioni in genere domina una condizione verticale di svolgimento dei compiti e spiegava appunto che la massima focalizzazione per la massima efficienza del sistema è un'organizzazione orizzontale, ovvero io non posso fare un calcolo, cioè non posso fare un efficientamento energetico di un comune se non so neanche quanto il comune consumi, tanto per dirne una, voglio dire, quindi devono essere raccolti i dati per avere la possibilità di intervenire su un'analisi preventiva. Gli interventi sono stati, come dicevo prima, molteplici, a partire dal fatto che rifiuti, energia, imprese, tutti elementi che vanno a mettersi in relazione con le amministrazioni, perché poi l'efficientamento energetico era attribuito partendo dagli incentivi legislativi, anche appunto, come dicevo prima, il sistema. Il rifiuto in natura non esiste ed è stato focalizzato, lo produciamo noi, quindi tramite vari esempi, tramite appunto, non vado nel dettaglio, però si è chiesto
perché non fare come altri virtuosi hanno già in programmazione, per esempio in Inghilterra o dicendo, di mettere nella progettazione di filiera tra amministrazioni e impresa anche il riciclo del rifiuto, ovvero quello che un'impresa produce come rifiuto può essere un bene per un'altra impresa, quindi mettere già in progettazione il ciclo continuo in maniera che ci sia meno, per esempio, scarto, non ci sia, o sia ridotto quasi a zero, insomma. Poi, ecco, un'altra focalizzazione è di mettere l'uomo al centro di tutto. Mettere l'uomo al centro di tutto vuol dire accantonare o trovare il mezzo per poterlo fare, quindi delegando ad altri soggetti che non sono i competenti o i progettisti o gli amministratori, il discorso finanziario e focalizzare su quello che era lo scopo primario. Quindi tutto il discorso fatto con l'ESCO in riferimento al piano nazionale di incentivazione e in accordo con gli enti privati, poterlo superare con delle dinamiche di reti di impresa. Reti di impresa che si occuperebbero solo della progettazione e non di quella che è la finanziarizzazione delegata con tassi agevolati a banche, facendo degli accordi particolari, visto che le imprese, mettendosi insieme, potrebbero avere più forza di intervento appunto anche sulle banche. E progetti già che sono in atto, tentativi di cambiare appunto, come si diceva una volta, lo stato reale del posto. Gli argomenti sono stati tantissimi veramente, nel senso che poi si è parlato anche del territorio, l'esaltazione ai contadini che sono gli ultimi che stanno salvando comunque il paesaggio, cioè non c'è una vera e propria programmazione e una logica nella progettazione. Un esempio, tanto per concludere, per definire, se una volta si progettava una casa seguendo l'andamento del sole, seguendo i venti come influivano sulla zona dove si poteva costruire un edificio, oggi i piani di urbanizzazione prevedono un carbon decumano che definiscono nettamente una rete, una maglia che non è efficientemente energetico neanche quello, nel senso che non c'è un calcolo sulla naturalità dell'edificio nell'ambiente, e questo va a svantaggio anche di quella che può essere la climatizzazione dell'edificio stesso, quindi con un consumo eccessivo, con una perdita di energia. Scusatemi, guardo gli appunti perché proprio non ho... Vabbè, poi un malessere sull'andamento della nostra regione, la speculazione edilizia, i capannoni e l'abbandono con una visione abbastanza negativa di quello che è giustamente anche la piccola impresa veneta, che comunque per la maggior parte ha chiuso oppure è fuggita all'estero, e questo intervento ha focalizzato sul fatto di come faccio oggi io amministrazione o io cittadino a fidarmi delle imprese, nel senso che comunque per interesse proprio economico sono disposti a tutto. Nel rapporto che Marinelli portava con le amministrazioni e con le imprese, perché ha lavorato con molte imprese, lui trova una mortalità molto più elevata rispetto a qualche anno fa dell'impresa stessa, che comincia, se non ha già definito, alcuni parametri di rivalutazione ambientale, proprio perché è nel suo interesse, e quindi un'etica un po' più radicalizzata anche rispetto all'ambiente. Ce ne sono altre, ma mi fermo qui. Che dite, facciamo anche un giro di
qualche domanda in modo tale di poi lasciare spazio a Paolo, o volete già che provi lui a raccontarci qualcosa? Vai, vai. In caso mai dopo, siamo sentiti. Ci sentiamo. Che dire, innanzitutto bravi, congratulazioni, mi pare che abbiate lavorato in modo non solo intenso ma anche molto proficuo. Io, Paolo lo sa, Marco lo sa, insomma, ero molto curioso di questa vostra esperienza, è una delle prime in Italia di scuola dei beni comuni a livello municipale, insomma, a livello locale. E mi pare di capire che diciamo, la sperimentazione sia riuscita, avete messo in moto questi workshop, questi gruppi di lavoro, cui il primo consiglio che mi sento di dare è quello di dare permanenza a questi. Chiaro che in un paio di giorni si può solamente fare una sventagliata, una ricognizione delle infinite possibilità che vi sono per andare subito al cuore del problema, di riconversione economica territoriale in direzione della sostenibilità ecologica e sociale, no? E mi pare che da queste cose che un po' ho orecchiato ieri pomeriggio, mi scuso perché non ho potuto partecipare a tutte i vostri lavori, ma ero giustificato, nel senso che c'è stato a Berlino un convegno di 3 giorni molto importante, impegnativo, sui commons, proprio sul convegno internazionale, sui beni comuni. Ero anche vostro delegato in qualche modo, nel senso che volevo riportare anche a voi e anche qui un dibattito che è ormai a scala planetaria. E quindi dare anche questa consapevolezza. Che